Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come da titolo parliamo un attimino dei SERM, i modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni, soffermandoci solamente su un tipo di categoria. I clomifene, di cui parlo spesso, lo utilizzo molto, utilizzo come un inibitore centrale dei recettori estrogenici, essenzialmente a livello ipotalamico e ipofisario, per far sì che venga un po' meno il feedback negativo di autoregolazione, in modo che l'ipofisi continui a produrre in maniera importante LH ed FSH, stimolando quindi, per quanto riguarda il mio lavoro, le gonadi maschili e il testicolo, per la produzione di testosterone e spermatozoi, molecola che utilizzo ormai da 30 anni nel trattamento di alcune forme di ridotta fertilità maschile, anche quando la molecola era ancora off-label, ma è una molecola a cui ho sempre creduto. Adesso sta piano piano venendo sempre più di moda. Il titolo, relazione tamoxifene con radoxifene, due antiestrogenici più utilizzati a livello periferico che non centrale. Ricordiamoci che gli antiestrogeni e nascono per trattare tumori ormonodipendenti, in questo caso estrogeno dipendenti, tipici a livello nella donna, a livello mammario. Quindi il target di queste molecole è dedicato essenzialmente alla donna. E allora perché ne parla un andrologo? Perché effettivamente sia in condizioni patologiche dove l'uomo aromatizza eccessivamente, avendo quindi un alto tasso di estrogeni, come anche nel mondo sportivo dove vi è un uso abuso di steroidi che possono convertirsi in estrogeni o avere delle azioni simili estrogeniche, o anche, e qui parliamo a livello medico, l'uomo in trattamento ormonale sostitutivo in TRT che aromatizza, quindi trasforma quota parte del suo testosterone in estrogeni, ha necessità di un controllo degli estrogeni. Ben venga che gli estrogeni sono utilissimi a livello cardiovascolare, a livello cerebrale, proprio per la plasticità neuronale addirittura, però talvolta la sua azione periferica eccessiva dell'estrogeno può dare in alcune persone, in alcuni uomini, con una ipersensibilità dei recettori beta a livello della ghiandola mammaria, delle forme di ipersensibilità del capezzolo, addirittura la ginecomastia. Allora si deve intervenire con molecole che vadano a bloccare i recettori estrogenici a livello mammario. E il Norvadex, il tamoxifene, è quello più utilizzato da tempo, di meno per conoscenza, specialmente in ambito medico, il raloxifene. Qual è la differenza tra queste due sostanze? Essenzialmente a livello ginecologico il tamoxifene è utilizzato più nel trattamento dei tumori della ghiandola mammaria, mentre il raloxifene, nome commerciale tra i tanti, è vista più nel trattamento di patologie ossee, l'osteoporosi, perché sembra avere una buona attività sulla osteosintesi e osteoblastica e quindi tende a ridurre, a frenare il processo dell'osteoporosi. Quindi due differenze, perché ricordiamoci sempre che tutte le molecole possono avere azione agonista o antagonista, anche questi antiestrogeni, tamoxifene per esempio, o raloxifene, azione antagonista sui recettori della ghiandola mammaria, ma azione agonista, quindi facilitatrice, ad esempio sui recettori estrogenici ossei o del fegato. Quindi ricordiamo sempre che ogni farmaco può avere un'azione addirittura opposta a quella che è il nostro fine, quindi conosciamone sempre tutte le caratteristiche. Cos'ha di meno bello il tamoxifene rispetto al raloxifene? Che in un'assunzione cronica per troppo tempo potrebbe creare problemi di altra natura, perché il tamoxifene sì, blocca i recettori periferici della ghiandola mammaria, ma attiva anche dei sistemi enzimatici che trasformano il 17-beta-estradiolo in derivati in 6, in 12 e 14 idrossiestrone, 4, 12 e 16, scusate, 4, 12 e 16 idrossiestrone, che ha un'attività pro-neoplastica, cioè tende ad attivare geni che possono favorire la crescita tumorale. Per cui assunzione cronica per mesi, per anni di tamoxifene e di Norvadex potrebbe indurre la comparsa, l'accelerazione della comparsa di focolai neoplastici. Quindi, paradossalmente, un farmaco che si usa per trattare il tumore potrebbe paradossalmente svilupparne altri. Mentre il raloxifene non ha questo tipo di brutto effetto collaterale, anzi, addirittura, specialmente nella donna, sembra avere un effetto protettivo nello sviluppo del carcinoma dell'endometrio. Per cui, ecco, essenzialmente queste due grosse, questa grossa differenza di metaboliti pro-cancerogeni per quanto riguarda il tamoxifene, e innocuo invece l'andamento del raloxifene. Chiaramente parliamo di terapie croniche. Nelle terapie
di poco tempo, di pochi giorni, settimane, mesi, questa azione no, non viene fuori. Insomma, tutti noi medici essenzialmente usiamo spesso con più, forse abitudine che non con più entusiasmo, per abitudine spesso il Norvadis. Ma dobbiamo a questo punto, ecco, anche ricordarci che oltre a tamoxifene esiste il raloxifene, molecola in commercio, che può avere degli effetti più protettivi nei confronti di alcune malattie neoplastiche. Parlo sempre dell'assunzione cronica. Bene, con questo vi saluto, vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.